pagare col banco, ma tanto. Wow. Wow, è bravissima. Che cosa abbiamo, ragazzi? Lo fai. Porto un po' in giro. Allora, c'è qualcosa su Harry Potter, ma non tantissimo, quindi non saprei quanto potrebbe interessarti se vieni qua solo per Harry Potter. Abbiamo. Guardate quanta roba. Per ora non ho visto nulla, Silvia. Abbiamo diversi. Nick? Una foto tutti stavano lì insieme, dimmi.
Visto che tu sei moderatore su YouTube, potresti modificare il titolo della diretta? Anzi, se no, anche no. Se Live da Luca collezionando giorno 2, ad esempio. Si può? Moderatore. Secondo me puoi, sì. Se no, fa lo stesso. Vorrei farvi avere un'idea di della quantità di roba che c'è. Ragazzi, vi faccio vedere, guardate. Vi faccio vedere. Un po' da lontano. Salam. Secondo me se scatti da qua si vede un po' di tutto. Andiamo a cercare un po' di roba su Topolino. Sì, assolutamente. C'è della roba di Topolino rarissima. Ci sarà un video che farò. Ho già registrato e ci sono dei pezzi rarissimi. Adesso vado a vedere se riesco a recuperare lo stand in cui li ho visti. Un attimo. Ragazzi, andiamo allo stand. Comunque, guardate anche voi la quantità che c'è qua di roba. Dove diavolo era il tipo? Fammi vedere un po' se lo ritrovo. Ha una vetrina. Guarda. Qua anche. Aspettate che mo lo ribecchiamo. Allora, lui ha qualcosa di Topolino, ma sono ristampe. Ok. Qui c'è qualcosa di Topolino, ma... Sto cercando uno stand. Ecco. Questo qua, ragazzi, guardate. Questi sono tutti i numeri originali. Quello è il numero 1 originale, il numero 1 di Zagor. Quello lì è il numero 2 di Topolino, quello viola. E lì c'è il numero 1 di Diabolik del 1962, mi sembra. Abbiamo un sacco di roba. Guardate qua. Qui tutto Diabolik. Quanto costa uno? Questo 25 euro ed è il numero 12. Assolutamente abbordabile come prezzo. Qua c'è un sacco di roba originale. Questi forse sono numeri di... Ok, lasciamo stare. Ecco, anche qui ragazzi c'è un'altra super vetrina. Faccio vedere. Abbiamo il numero 1 di Zagor. Il 500 di Topolino. I due numeri, questi sono due numeri uno. Due numeri uno. Uno, questo qui sembra, è originale, sembra nuovo. Comunque non posso. Sei tu Skippers? Vabbè, sei moderatore, ma non puoi allora. Guardate. Numero 500. Questo ha un piccolo segno qua, ma l'altro è perfetto. Quello lì è il gadget del Topolino numero 75. Mamma mia. Pazzesco. Guardate, un sacco di almanacchi. Esatto. Facci un po' vedere. Tanta roba c'è. C'è il bimbo che vuole fare una foto con voi, io non lo so. Ah, ma lui è... Vai. Tu sei... Certo, volentieri, no. Piacere. E ci segui, sei su di Fumetto Online, sì. Giusto? Ah, volentieri, ma lo tieni un attimo, Ani. Grazie. Grazie, buona giornata, ciao. Arrivederci. Adesso, quindi sei in diretta su YouTube. Saluta a tutti. Stavo facendo un po' vedere Luca collezionando. Vai, che cosa c'è. Vai, facci vedere che cosa hai comprato. Ha comprato il primo e il secondo di Topolino a ristampe. Rossi, grandissimo. Vabbè, chiaramente ristampe, però sono degli anni 70. Beh, sono già, stanno diventando rare queste, sì, sì. Quindi ha fatto
Hai fatto un ottimo acquisto. Grazie. Grande. Ciao, buona giornata. Grazie, è stato un piacere. Ciao. Arrivederci. Ragazzi, ci ha riconosciuto. Sì, infatti sto facendo una diretta su YouTube perché parliamo principalmente di Topolino e Disney, fumetti. Allora sto facendo Fumetto online. Fumetto online? Sì, siamo io e un mio amico che, insomma... Ragazzi, guardate. Si chiama Claudino. Siete delle storie. Impossibile, ragazzi, dai, no. Fatti vedere questi. Ah, ragazzi, questi qui sono tutti originali, questi qua che vedete. Infatti, ora questo, però per esempio c'è il numero, l'hanno comprato, mi sa, ma questo è il numero 6. Questo è il numero 6, ragazzi, 200 euro. È originale. Originale. Sì, l'8 è quello nero. Può essere che sia questo il numero 8? No. Sì, no, questo è il numero 9. Aspetta, c'è quello dell'inizio del 2000. Originale. Ma questo qui, questo è perfetto, ragazzi. Non ha un graffio. Vediamo. Madonna. Infatti costa un po' di soldini. Cioè, guardate, sono tenuti davvero bene, tutti imbustati. Ragazzi, ovviamente se non avete ancora lasciato un bel mi piace, fatelo. Ah, qui vediamo un po' la live nella live. La live nella live. Mamma mia, che ben di Dio, signori. Guardate anche voi. Ragazzi, guardate. Mi ha fatto riconoscermi con la mascherina, quello. Faccio vedere. Guardate questa. Ti riconosce dal ciuffo. Wow, bellissimi. Cioè, la quantità di roba, ragazzi, è... È impressionante. Faccio vedere anche loro quante cose hanno. Tra l'altro loro sono gli amici di Luke 65, ragazzi. Un bel po' di Marvel e DC, c'è qua un po' di tutto. Anche Topolino. Cosa c'è qui?
dei pezzi di Rathman bellissimi. Guardate questo, che bello. Condizioni ottime. Perfetto. Faccio vedere. Qua c'è qualcosa di VIT. Wow. Bellissimo. Qua c'è il nostro fotografo. Vi porto, dove vi posso portare? Qua c'è un pezzo, raga, un bel pezzo che ho appena individuato, per chi non ce l'ha. Abbiamo Topolino 500, direi addirittura originale, 12 euro, un bellissimo pezzo. Topolino 2500. Se vi manca, potete farci un pensierino. Nick, tu ce l'hai? 2500, sì. No. Questo è originale anche. Sì, ce n'è qualcuno. C'è qualche cosplayer, non di più. C'è un po' di roba dei calciatori. Un acco di cucciolo. Daniel, ci sei tu? Provolino. Perché lo chiamo Provolino a volte. Mamma mia. Andiamo. Ti voglio portare. Criminal, un bel po' tra l'altro. Abbiamo i numeri dell'uomo ragno, i primi. Un po' di. E qui un po' di uomo ragno. Qua un po' di roba Panini. C'è anche qualcosa di Zagor. Diaboli, anno 5 questo, il numero 2 dell'anno 5, molto figo. Faccio vedere qualche tavola, qualche fighissima tavola. Qualche tavola fighissima, anzi, guardate, queste sono tutte originali. Sono di Serpieri, tra l'altro. Oh, su YouTube non si può far vedere questa roba. Tanta, tanta bella roba. Vediamo se c'è ancora Silvia Zicche qua, ma... no, niente, se n'è andata. Pazienza. Abbiamo perduto Silvia Zicche. Mi porto in uno stand adesso, molto, molto bello.
Ecco. Questo stand è enorme. Pieno di roba, Predator. It. Aspettate, vi faccio vedere. Figurine di tutti i tipi, meno che di Topolino Sticker Story. Ecco lì Manuel in tutto il suo splendore, 8-bit. Questo è lo stand di Zagor. Faccio un po' vedere. Sono un po' di autori. Ah sì, esatto. Sì. Tra l'altro sono tutte originali queste. Cioè, guarda. Mamma mia, impressionante. Qui un po' molta roba di Diabolik, ce n'è un po' Ratolik, di questo una volta l'avevo letto, è bellissimo. Questi sono venduti in lotti, per esempio questo. 1, 2, 3. Poi di roba molto, molto bella, interessante. Sì, li vendono già in blocco pronti. Questi. Infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fino al 26. Quindi sì, bella, bella cosa. Poi magari il costo riescono a fare anche a ridurlo un po' facendo qualche sconto. Andiamo a vedere, vi vorrei portare nello stand. Qua c'è, questo è tutto dedicato ai manga. Manga. Hunter Hunter. Frieren. Aifed. Mitico Detective Conan. Bellissimo. Vediamo.
Dovrebbe esserci anche qualcosa di One Piece, l'avevo visto ieri. L'ho visto ieri, One Piece, dov'è? Allora, c'è Dragon Ball, One Piece forse è un altro stand, può essere. Ah, Death Note. Bellissimo questo. Planet Manga. Guarda. Bello, bello. Va bene, per adesso è tutto e siamo a posto così. Vi farò vedere qualcos'altro oggi pomeriggio. Aspetta, mi metto qua così, mi tolgo la mascherina. Metto qua dentro, ok. Per ora è tutto. Oggi pomeriggio continueremo, vi farò vedere qualcos'altro, magari dopo pranzo. E poi dopo niente, si torna a casa. Però per adesso è tutto. Ciao. Mi godo un po' la fiera.